La sostituzione di Giovanni Legnini come commissario per la ricostruzione del sisma Centro Italia con la nomina di Guido Castelli ha provocato molte reazioni. La situazione in realtà era nell'aria e si tratta di certo di una nomina politica non legata ai risultati, visto che quelli di Legnini sono stati eccellenti e ritenuti tale anche dalle popolazioni, vista la mole di commenti arrivati sulla pagina social di Legnini che mantiene l'impegno su Ischia. Unanime il ringraziamento per quanto fatto da Legnini che con le ordinanze e il grande lavoro portato avanti ha dato sicuramente una svolta alla ricostruzione di quei luoghi. Ringraziamenti tanti, ma anche reazioni contrastanti tra le varie parti politiche. Il centrodestra parla di una scelta in continuità con Castelli che saprà far bene. Per il centrosinistra è una scelta sbagliata per molti e si rimpiangerà la figura di Legnini. Lascia abbastanza sorpresi nei tempi la sostituzione del commissario Legnini al sisma 2009-2016, posto che negli ultimi tre anni il lavoro è stato svolto con grande dedizione e con dei risultati oggettivamente di altissimo livello. Sicuramente con la sostituzione l'Abruzzo perde un punto di riferimento, in particolar modo l'Abruzzo colpito dagli eventi sismici. Con ciò comunque faccio gli auguri di buon lavoro al senatore Castelli, appena nominato, con l'auspicio che possa conservare e continuare l'ottimo lavoro fatto da Giovanni Legnini fin d'ora. Abbiamo appreso della nomina del senatore Guido Castelli a commissario straordinario per la ricostruzione dell'area Centro Italia, quindi Abruzzo, Marche e Molise. A Guido Castelli non possiamo che augurare un bocca al lupo e un buon lavoro per quello che farà, in considerazione che lui è l'espressione di uno dei tre territori, anche in considerazione della sua esperienza prima da sindaco di Ascoli e poi da assessore della Regione Marche. Siamo sicuri che il suo impegno, la sua vitalità, la sua esperienza, la sua capacità darà slancio definitivo alla ricostruzione del Centro Italia. D'altro canto, non come sindaco, ma immagino di interpretare anche il pensiero di tanti colleghi, un ringraziamento va a Giovanni Legnini, già commissario straordinario della ricostruzione, per quello che ha fatto e per quello che farà nel suo impegno a Ischia.